Onorevole D'Alessandro, oggi la presentazione qui nella Sala Venditti di Vasto dei 9 volumi su Remo Gaspari, ma cosa raccontano? Racconta nel dettaglio il lavoro, lo sforzo immane di un uomo irripetibile per l'Abruzzo e per l'Italia. Questi 9 volumi raccolgono veramente tutto ciò che ha fatto Remo Gaspari dentro istituzioni, Camera, Senato, i suoi interventi da parlamentare, da sottosegretario, da ministro, all'interno delle commissioni e nelle aule. E ci sono veramente tanti spunti di riflessione. Secondo me è un lavoro che non si lega solo al ricordo, ma è anche tanta base per lavorare ancora oggi. Non è impossibile non fare riferimento alla crisi mondiale, no? Remo Gaspari anche in Abruzzo ha lasciato comunque un grandissimo vuoto. Quali scelte avrebbe intrapreso lui da politico in un momento così difficile? Lui avrebbe mantenuto dritta la barra sul tema della crescita e della modernizzazione. La modernizzazione non è uno status che si raggiunge, è un'evoluzione continua. La prima modernizzazione della regione Abruzzo che ha porta la firma di Remo Gaspari è l'uscita dall'isolamento, che ha consentito con le autostrade l'arrivo dell'industria. La seconda modernizzazione, che porta sempre il nome Remo Gaspari, e che dopo aver portato industria e lavoro ha capito che era necessaria la presenza dell'università, e poi è uscito di fatto dopo un po' di tempo. Oggi noi ci dobbiamo fare carico di quell'ansia di continuare a modernizzare la nostra regione mentre il mondo cambia in una velocità incredibile. È vero che erano altri tempi, ma gli altri tempi lo erano per tutti, e non c'è stata in quel periodo una regione che è cresciuta come l'Abruzzo, quindi vuol dire che quel potere Gaspari l'ha usato fino in fondo per il suo territorio. Cosa raccontava lui dell'Abruzzo? Ma lui intanto, io l'ho conosciuto da ragazzino, ero un giovane democristiano, ma non ho avuto mai la possibilità di votarli, perché quando ho compiuto 18 anni già Remo Gaspari non si candidava più. Però era un rapporto che veniva da prima, ho fatto in tempo a figgere i suoi manifesti a 16 anni. Ho conosciuto quel tempo della politica, diversa dai click di oggi. Oggi si diventa parlamentare addirittura se ottieni 200 click su Facebook, e invece prima si veniva dai territori, dalla fatica, dall'amministrazione. Ecco, io vengo da quella roba lì, e con Gaspari negli anni successivi, praticamente fino alla fine, lui ha continuato a lavorare, aveva l'ufficio a Via delle Minizie a Roma, dove continuava a lavorare per l'Abruzzo, scriveva lettere, telefonate, chiamava i ministeri, insomma ha dimostrato che la politica è impegno nelle istituzioni, ma l'impegno del politico è anche fuori dalle istituzioni. Quando lui è uscito fuori dalle istituzioni e ci poteva rientrare con qualunque altro partito, ma finita la Democrazia Cristiana lui ha deciso di non candidarsi con nessun altro partito, e quindi ha dimostrato che si può lavorare veramente con generosità per la propria gente.